per imitarlo, ma proprio per proseguire il lavoro in cui lui ha creduto. Ognuno con la sua storia e con il suo modo di essere, ognuno come può. Parlare di sabbatico, un tema che mi sta particolarmente a cuore, mi dà uno spunto per una riflessione personale. In questi anni molto si è detto di Gianfranco Pubblico, l'intellettuale, il pedagogista, l'artista, ma a noi, i suoi amici intimi, è mancato soprattutto il compagno, l'amico fraterno. L'uomo Gianfranco, con le sue fragilità, le sue ingenuità, le sue tenerezze, il suo essere anche troppo, anche essere corpo oltre che testa. Un mondo di cose che fanno di un uomo. Il selvatico è un discorso fatto di corpo, di sensi, di terra. Il selvatico passa attraverso l'esperienza del corpo. Questa misura della vita era forte in Gianfranco, per via, credo, della sua infanzia libera e della sua indole anarchica. Con lui, quando non eravamo gravati dal peso di ruoli pubblici, ci siamo permessi tante volte questa libertà, fatta di selvaticità e anarchia. Questo ci ha unito molto nel tempo e anche questo ora ci manca. Passo la parola a Fabio per un saluto. Grazie Vittorio, un intervento brevissimo perché poi sarà un pomeriggio incalzante di interventi. Innanzitutto questo è il terzo volume di una collana, ormai comincia a prendere la forma della collana. Il primo aveva tanti argomenti e poi abbiamo cominciato piano piano a seguire una strada, qui sapete il secondo quaderno della Lumache è dedicato al gioco e questo, secondo me, è una copertina molto bella, un titolo molto evocativo, è dedicato al rapporto tra il selvatico e il domestico, in fondo è un po' il nostro animo. Pochissime cose, questo è un pomeriggio importante, non solo perché Gianfranco compierebbe 61 anni oggi, ma anche perché è l'occasione per tutta una serie di persone di ritrovarsi. In realtà questo è un incontro di amici, di persone che si sono venute bene, ha continuato a volersi bene e lavorano seguendo una strada già tracciata e tutta una serie di progetti. Io non ho idea di strano a cosa sarà dedicato il quarto quaderno della Lumache, ma ci impegneremo, ci lavoreremo con molta attenzione. Adesso vi prego di salutare. Beh, un applauso. Autore di primi. Ok, sentite, sì? Grazie di essere qui a tutti, benvenuti e anche oggi sono emozionata, un po' meno dell'anno scorso, perché anche questo è un po' più particolare come momento, però va bene così. Io il mio discorso lo vorrei iniziare con un personaggio che non è Gianfranco, ma un personaggio che era molto caro a Gianfranco, e era Carlo Doglio. L'altra sera sono stata invitata da Lucia Polivesi a una presentazione di una tesi universitaria di una ragazza proprio su Carlo Doglio e io ho accettato molto volentieri di andare, perché ne avevo sentito parlare tantissimo da Gianfranco e mi era appassionata pur non avendolo conosciuto e lì ho avuto l'occasione per approfondire un po' riguardo a questo personaggio. Carlo Doglio era stato il suo professore di tesi di laurea, la tesi di laurea di Gianfranco era sulle tecnologie appropriate dall'Appennino alle Ande e ritorno, si intitola ancora. E Carlo Doglio è un personaggio molto particolare, era un partigiano, un anarchico, fondatore del giornale clandestino Il Libertario, per cui già possiamo immaginare che il soggetto poteva essere un pochino fuori dalle regole. E riprendendo una sua frase, che diceva: se non si può fare una rivoluzione, almeno facciamo un attentato, oppure se non si possono usare le armi,
almeno uno sberleffo, e Gianfranco era proprio così, riprendeva la lettera questa sua frase. Pur essendo un pacifista assoluto, lui però doveva sempre, come Carlo Doglio, uscire un po' fuori dalle righe, doveva scuotere le menti, gli animi. E Carlo Doglio aveva questa idea del territorio come se fosse un sistema molto aperto, un territorio che si apre alla benevolenza, all'accoglienza, alla condivisione. Questo l'ha fatto suo Gianfranco, come ha fatto suo tanti altri pensieri che siano stati di Schumacher, di Illich, per non menzionarne altri che sono stati, diciamo, per lui fondamentali. Io oggi mi sono appropriata invece di un concetto di Federica Minucci, che è qui presente, una ragazza, che ha una maestra che ha partecipato alla realizzazione di questo libro, e ha scritto delle cose che mi hanno colpito molto, sulle quali sono molto d'accordo, senza nulla togliere a nessun altro, perché ha scritto tutti degli articoli molto molto carini e interessanti, e ha dato spunti su cui riflettere. E Federica dice che il diritto al selvaggio è associato al coraggio e al cambiamento. Quindi bisogna rompere assolutamente con gli schemi e con le abitudini tradizionali. Bisogna cambiare il modo di agire e di pensare. Questo non vuol dire che non si rispettano le regole, cioè le regole si possono anche condividere, rispettare, ma il modo di pensare e di agire bisogna cambiarlo assolutamente. Quindi mi rifaccio alla rivoluzione di Carlo Doglio, una rivoluzione nel pensare e nel fare la scuola, soprattutto io da insegnante, Gianfranco come dirigente. Ripensare quindi alla società, al suo rapporto con la natura e il nostro approccio che noi abbiamo nei confronti della natura, il nostro farne parte. Alla fine tutti noi siamo selvaggi. Non possiamo dire di non esserlo, lo siamo tutti, perché capita a tutti noi di stare in natura. Quindi questi cambiamenti radicali, come dice Federica, da parte di famiglie, scuole, dirigenti, le agenzie educative, da parte delle amministrazioni, da chi governa le città e da chi anche si può occupare di edilizia, c'è questo impegno, questa responsabilità da parte di tutti affinché si possa cambiare. Qui non c'è il dirigente Nicola Tontini, vero? Stasera non ce l'ha fatta venire. È il dirigente dell'istituto Zavalloni di Vincione. Come sapete c'è questo istituto comprensivo che è stato dedicato a Gianfranco. L'altro giorno mi ha chiamato per dirmi che una nuova scuola sarà costruita a Riccione, quindi c'è l'istituto comprensivo dedicato a lui, la scuola primaria panoramica che è in costruzione, ma ce ne sarà un'altra che si chiamerà scuola Catullo, che verrà costruita sulla scia del pensiero pedagogico di Gianfranco. A me fa molto piacere, perché oltre all'architettura, no, che sarà ultramoderna e rispettando appunto i canoni che aveva in mente Gianfranco, con tutti gli spazi esterni, gli orti e tante altre cose, appunto rispecchi il suo pensiero profondo di un certo tipo di pedagogia e di stare a scuola. Io spero che anche Cesena abbia questa delicatezza, questa accortezza, non so se mai riusciremo ad averla. A Rimini Federica lavora in una scuola d'infanzia dedicata appunto a Gianfranco Zavalloni e si lavora sulla sua pedagogia.
Anche San Mauro Pascoli ha una scuola dedicata a Gianfranco e si lavora, si cerca. Adesso abbiamo un nuovo preside e speriamo di incanalare meglio, no, questo pensiero di Gianfranco verso questa scuola, insomma, che è ancora architettonicamente pronta e dall'altro punto di vista ancora no. Però ce la metteremo tutta, vero? Il dirigente Manucci. Va bene. Quindi Carlo D'Oglio ha profondamente influenzato Gianfranco nella sua giovinezza. Però c'è un altro personaggio tra tanti, uno molto particolare, che con il selvaggio va a nozze. È proprio quello che incarna questo diritto e lo ha influenzato nella preadolescenza, 12 anni, chiamiamo così. E è un personaggio che viene da lontano, una donna, una femmina. La sua ideatrice è Astrid Lindgren. Compare in Italia nel 1970 sugli schermi televisivi, ma è stato scritto già un libro che ha avuto successo in tutto il mondo, è stato tradotto in 70 lingue. Nel 1945 è uscito questo suo romanzo. Abita questo strano personaggio a Villa della Corte. Ora, man mano che io parlo, prego di alzare la mano per vedere chi ha capito. I suoi amici si chiamano Tommy e Annika. È figlia di un pirata dei mari del sud. Alzate le mani. C'è qualcuno che ancora non ha capito, eh? Beh, è una donna molto coraggiosa, saggia, bella, affascinante, indipendente, finalmente, forte, libera, affascinante, carismatica. Non ha bisogno di nessun uomo per stare al mondo. Via tutte quelle fiabe che ci hanno state fino ad ora, il Cuccetto Rosso, no, il Cuccetto Rosso ma poverino, no, non ci avrei a che fare con il lupo, la Biancaneve, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la piccola fiammiferaia, solo perché era una bambina così, solo, mai un bambino, quella sorte triste, sempre le femmine. Arriva lei e sbaraglia tutti. Chi è? Bravissimi. Realmente. Io mi chiamo Pippilotta, Pesanella, Pappparella, Succiamenta, figlia del capitano Efraim Calzelunghe, prima terrore dei mari, ora il re dei neri. Pippi non è più il mio diminutivo, perché papà trovava Pippilotta troppo lungo. Senti Pippi, che nome lungo hai, ma se ti chiedessi qualcosa di aritmetica per vedere un po' come esperienza, perché oggi è il tuo primo giorno di scuola. Vediamo, mi sai dire quanto fa 7 più 5? Beh, senti, se non lo sai da te, non aspettarti che te lo venga a raccontare io. No, Pippi, però una maestra non si risponde così. E poi non si deve dare del tu. Oh, come mi dispiace, non lo sapevo. Non farò mai più una cosa simile. Lo spero, Pippi. E ascolta, vediamo, voglio dirtelo io. 7 più 5 fa 12. Vedi dunque che lo sapevi? Ma allora perché me l'hai chiesto? Oh, che stupida! Ti ho dato di nuovo del tu, scusa, eh! Ascolta, Pippi, va bene, non fa niente, non ti preoccupare. Senti, riproviamo. Quanto fa 8 più 4? Così, a occhio e croce, 67. Oh, Pippi, ma no, 8 più 4 fa 12. Ah, vecchia mia, allora stiamo proprio passando il segno. Tu stessa hai detto poco fa che è 7 più 5 che fa 12. Ascolta Pippi, lasciamo perdere con l'aritmetica perché vedo che non è il tuo forte. Passiamo ai telefoni, va? Allora, guarda questo Pippi. Questa è una istrice. Incredibile! A me sembra un'asta con una cacchina di mosca sopra. E sare-
sarei curiosa di sapere che cosa c'entri un istice con una rattura di mosca. Oddio, Pippino, non lasciamo perdere anche italiano perché non è più forte. Dai, dai, passiamo al disegno. Allora, bambini, passiamo al disegno e ognuno di voi fa un bel disegno in un foglio bianco, va bene? Pippi, ascolta, ti ho detto di disegnare sul foglio. E quella l'ho già utilizzata da molto tempo, ma il mio cavallo tutto intero non ci sta su quel misero foglietto. Proprio ora sto facendogli le zampe davanti, ma quando arriverò alla coda credo che mi toccherà andare a disegnare in corridoio. Oddio, Pippi, sei un disastro. Ascolta, cantiamo tutti insieme, dai, Pippi. Tutti insieme, via. Cantate pure voi, così posso riposarmi un po'. L'eccessiva scienza può spezzare la fibra più resistente. Sai, maestra, signorina, ti voglio dire una cosa. È stato davvero divertente vedere come ve la passate qui, ma direi che non mi interessa molto continuare. Sarà quel che sarà per le vacanze di Natale. Tu devi capire, signorina, che quando uno ha un angelo per mamma, è un re dei neri per papà e non ha fatto altro per tutta la vita che navigare per i mari, non può sapere esattamente come deve comportarsi a scuola. Va bene, Pippi, ok. Non è importante quel che abbiamo combinato oggi a scuola, bene così, ti voglio bene lo stesso. Statemi bene, bambini. Piaceva tantissimo a Gianfranco questa serie televisiva. Quando era il suo momento in televisione, c'era lei, Gianfranco lasciava tutti e se ne scappava a casa a vedere Pippi Calzelunghe. Per questo Gianfranco Zavalloni è stato soprannominato da tutti i suoi amici più cari, soprattutto quelli di quel periodo, la fascia d'età, l'epoca, Pippi. E tutti noi lo ricordiamo come Pippi. Grazie. È curioso che questo tema dell'anarchia sta tornando fuori sempre più frequente. Questo era un altro dei libri che mi ha fatto conoscere Gianfranco e che lui amava moltissimo, Walter con la vita nei boschi. Abbiamo scelto un brano breve proprio che parla del selvaggio e dell'educazione che il selvaggio può darci. Non posso fare a meno di pensare che se avessimo molta più vera saggezza occorrerebbe meno educazione, perché in verità molta se ne avrebbe già acquisita e anche sarebbe grandemente ridotta la spesa pecuniaria per gli studenti. Quelle comodità che lo studente richiede a Cambridge o altrove costano a lui o a qualcun altro per lui un sacrificio di vita 10 volte più grande di quello che sarebbe stato necessario per una migliore amministrazione da ambo le parti. Le cose per le quali viene spesa la maggior parte del denaro non sono mai quelle di cui lo studente ha soprattutto bisogno. Per esempio, l'istruzione è l'articolo più costoso della retta trimestrale, mentre invece non si fa pagare nulla per l'educazione, molto più preziosa, che egli si acquista frequentando i più colti tra i suoi contemporanei. Di solito, per fondare un college, si fa una sottoscrizione di dollari e poi si seguono ciecamente fino in fondo i principi dell'esatta divisione del lavoro, principi che bisognerebbe adottare soltanto con circospezione, di chiamare un appaltatore che vi specula su e che impiega degli irlandesi o degli altri operai per gettare le fondamenta di un edificio cui gli studenti si dovranno poi adattare. E questo errore lo pagano le generazioni successive. Credo invece sarebbe molto meglio per gli studenti o per quelli che desiderano trarne un beneficio che fossero essi stessi a gettare le fondamenta. Lo studente che si assicura la solitudine e l'agio desiderati scansando sistematicamente ogni lavoro necessario all'uomo non ottiene che un agio ignobile e senza profitto alcuno, in quanto si autodefrauda dell'esperienza, che è la sola che può rendergli fruttuosa l'agiatezza. Ma
si potrebbe dire. Non vuol mica dire con questo che gli studenti dovrebbero andare a lavorare con le mani invece che con la testa. Non intendo proprio questo, ma qualcosa che si potrebbe ritenere molto simile. Cioè, che essi non dovrebbero giocare alla vita o solamente studiarla, mentre la comunità li mantiene per questo passatempo dispendioso, ma viverla sinceramente dal principio alla fine. I giovani come meglio potrebbero imparare a vivere se non cominciamo subito a sperimentare la vita? Credo che ciò eserciterebbe la loro mente quanto la matematica. Se desiderassi che un ragazzo sapesse qualcosa delle scienze e delle arti, per fare un esempio, io non seguirei la comune prassi di mandarlo solo da qualche professore dove si insegna e si pratica di tutto, meno l'arte della vita. Ne lo manderei a osservare il mondo attraverso un microscopio o un telescopio, e mai con i propri occhi naturali. Né a studiare chimica e non sapere come è fatto il suo pane, o meccanica e non apprendere come quel pane lo si guadagna. Né ancora a scoprire le nuove satelliti di Nettuno e non discernere la pagliuzza che ha nell'occhio e non sapere di che vagabondo lui stesso sia satellite.